Aggressione alle carceri, vittima un ispettore della polizia penitenziaria in servizio a Trapani, ad agire un detenuto slavo. Bentrovati, buongiorno. Ecco la nostra notizia del giorno, il servizio è di Luigi Teodoro. Le carceri di Trapani, vittima un ispettore della polizia penitenziaria che è stato aggredito da un detenuto slavo. È accaduto ieri intorno alle 14 a rendere nota la notizia il SINAP. È un segnale inconfutabile, si legge in una nota diramata dall'organizzazione sindacale, da parte di chi vorrebbe intimorire e sopraffare l'azione dello Stato, determinato dall'insofferenza alle regole penitenziarie da parte di alcuni detenuti. La sicurezza all'interno dell'istituto è un elemento primario e il governo dovrà porre la giusta attenzione. L'episodio si è consumato nel reparto adriatico di recente apertura. A quanto pare, il detenuto era stato convocato in ufficio dall'ispettore. Il recluso aveva avanzato una richiesta e al diniego è scattata l'aggressione. Il tempestivo intervento degli altri agenti ha scongiurato che la situazione potesse degenerare. E noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità con le altre notizie. Arrivano nuovi vigili urbani, il comando di Trapani sarà potenziato con 29 nuove unità e prima la mobilità, poi il concorso. Reina lascia il consiglio comunale. Il candidato a sindaco di Paceco delle scorse elezioni amministrative ha deciso di dimettersi da consigliere comunale. Chiude il San Vito Jazz ieri sera a Palazzo La Porta, l'ultima serata, venerdì avvia il Couscous Fest. Storia di un feudo di mare, domani sarà presentato il libro La Tonnara di Bonagia di Vincenzo Perugini. Invece per lo sport, 3 gol, 3 punti, esordio positivo per il Trapani che nella prima di campionato conquista la vittoria contro la Regina grazie alla rete di Tulli e alla doppietta di Golfo. Vivere in macchina da 3 mesi. Nell'approfondimento delle 14:20 ci sposteremo a Marsala per parlarvi della drammatica storia dei coniugi Marchese. Bentrovati ancora insieme con le nostre notizie. Arrivano a Trapani nuovi vigili urbani per potenziare una pianta organica carente. L'ultima mobilità, infatti, risale a 15 anni fa. Una battaglia, quella relativa al potenziamento del corpo della Polizia Municipale, che il CSA porta avanti da anni, una battaglia vinta. Era da tanti anni che la nostra organizzazione sindacale, il CSA, Regione Autonomie Locali, particolarmente rappresentativo tra la Polizia Municipale di tutta Italia, si batteva per una mobilità prima e eventualmente poi un concorso che risolverebbe completamente il problema, per un ingresso di agenti della Polizia Municipale a Trapani, tenuto conto che da oltre 40 anni non si fanno più concorsi per questo profilo professionale e l'ultima mobilità consistente è avvenuta in occasione dell'America's Cup circa 15 anni fa. Durante la stagione estiva, a fronte di 120 agenti previsti dalla pianta organica, il comando poteva disporre soltanto di una cinquantina di unità, un numero irrisorio per una città a forte vocazione turistica. Ne sono arrivati già 9, adesso in questo mese di settembre, e entro il 30 ne dovrebbero arrivare altri 3. Poi se ne aspetta qualcun altro che ottenga il nulla osta dalla propria amministrazione di provenienza. Dopo la mobilità e il concorso? La mobilità è il modo migliore e più rapido e anche quello previsto dalla legge, per risolvere i problemi di carenza di pianta organica. Ma la situazione si risolverebbe in maniera radicale solo bandendo un concorso, poiché il concorso fa sì che la graduatoria rimane in piedi per diversi anni e man mano che avvengono i pensionamenti e il personale anziano ormai ha tutto oltre 60 anni. Attuerebbe lo scorrimento di graduatoria, cosa che darebbe la possibilità a tanti nostri giovani disoccupati di non emigrare e rimanere in città dove hanno i propri affetti.
La maledizione del kitesurf a Marsala non si può che definire così ormai alla luce dell'odierno episodio che riguarda la morte di un altro kiter avvenuta alla Laguna dello Stagnone. Si tratta di un cittadino di nazionalità francese di 45 anni. Sul posto al momento stanno operando le forze dell'ordine per ricostruire quanto è accaduto. Non è chiaro se la vittima appartenesse ad una scuola di kite o era uno dei tanti che fanno pratica libera. L'11 settembre aveva perso la vita un giovane polacco e il 30 giugno il Federico Laudani, 31enne di Tivoli. Alga tossica sul lungomare Dante Alighieri e il comune di Trapani ha emesso subito il divieto di balneazione. Il provvedimento è scattato in seguito ai risultati delle analisi di laboratorio eseguite dall'ARPA sul campione d'acqua prelevato nel tratto di mare prospiciente l'ex hotel Cavallino Bianco. Il divieto riguarda un'area di 300 metri a monte e a valle del luogo dove è stato eseguito il prelevamento. Cambiamo argomento. Filiberto Reina, candidato a sindaco di Paceco nelle scorse elezioni amministrative, si è dimesso da consigliere comunale. Vediamo. Una scelta di coerenza motivata dallo stesso Reina nella lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale inviata al presidente del consesso civico Pacecoto. In campagna elettorale aveva detto più volte che in caso di mancata elezione a sindaco non avrebbe ricoperto nessun altro incarico, compreso quello di consigliere comunale che gli è spettato di diritto, essendo arrivato secondo con 2.533 voti nella sfida per il governo di Paceco che ha visto uscire vincitore l'avvocato Giuseppe Scarcella. Nella sua nota Reina è stato chiaro, bisogna prendere atto dell'esito del voto, dove il vero e unico vincitore delle elezioni, ha rimarcato, è stato l'avvocato Scarcella, che ha trascinato la vittoria all'intera sua coalizione. In consiglio comunale gli subentra il primo dei non eletti della lista Reina sindaco, Salvatore Catalano, consigliere comunale d'opposizione nella scorsa legislatura. Adesso tornerà a sedere nell'assemblea pacecota, sempre tra i banchi dell'opposizione. Nella sua lettera di dimissioni, Reina, l'unico candidato sindaco uscito sconfitto a lasciare lo scranno in consiglio comunale, ha tenuto a ringraziare quanti lo hanno votato e sostenuto, a partire dagli assessori designati Mario Aleo e Maria Grazia Fodale, oltre che i candidati della lista. È stato riattivato l'ambulatorio vaccinale dell'ASP a Buseto Palizzolo. Da oggi, ogni mercoledì, sarà infatti aperto al pubblico dalle 9 alle 12. Lo comunica il direttore Servizio Sanità Pubblica, Epidemiologica e Medicina Preventiva dell'ASP, Gaspare Canzoneri. Questo consentirà ai bambini del comune di Buseto di poter effettuare le vaccinazioni obbligatorie e quelle previste dal calendario vaccinale regionale senza doversi spostare in un altro territorio. Una delegazione delle ACLI trapanesi guidate dalla presidente provinciale Giovanna D'Antoni ha partecipato nei giorni scorsi a Trieste al 51esimo incontro nazionale di studi delle ACLI dal titolo Animare la città. Al convegno è intervenuto il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che al termine si è intrattenuto per alcuni momenti con la presidente delle ACLI di Trapani, che gli ha illustrato alcune delle iniziative portate avanti nel sociale sul territorio. Il presidente ha espresso apprezzamento per l'impegno profuso a servizio della comunità. Ci spostiamo a Favignana. Nessuna proroga dalla regione per mantenere gli orari estivi dei mezzi veloci che collegano le isole Egadi con Trapani e Marsala. No alla proroga degli orari estivi per raggiungere l'Egadi. A nulla sono servite le richieste avanzate nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale e dagli operatori turistici. La regione ha deciso di mantenere la programmazione. Così, da domenica scorsa, è entrato in vigore l'orario invernale. Diversi disagi arrecati agli operatori e ai residenti, ai pendolari che devono raggiungere le isole per lavoro e agli studenti. La necessità di una proroga era legata alle numerose richieste da parte di turisti e visitatori di poter raggiungere Favignana, Levanzo e Marettimo, considerato il protrarsi della stagione estiva ancora in corso. Fattori determinanti che, assieme alle conseguenti esigenze del territorio e degli utenti, richiedono una maggiore possibilità di mobilità e collegamenti sia per Trapani che per Marsala. Comprendiamo che non è semplice gestire una fase così delicata come quella dei trasporti marittimi in Sicilia, dice il sindaco Giuseppe Pagoto, però ci sono delle esigenze, delle richieste dei cittadini alle quali occorre dare risposte concrete se si vuole fare crescere territori come quelli delle isole minori. Abbiamo più volte chiesto la proroga dell'assetto degli orari estivi e torneremo a farlo.
Adesso ci fermiamo un attimo, torniamo dopo la pubblicità. Chiude il San Vito Jazz ieri a Palazzolo, a Palazzo La Porta, l'ultima serata. Venerdì invece al via il Couscous Fest. Storia di un feudo di mare, domani sarà presentato il libro La Tonnara di Bonagia di Vincenzo Perugini. Invece per il calcio, 3 gol, 3 punti, esordio positivo per il Trapani che nella prima di campionato conquista la vittoria contro la Regina grazie alle reti di Tulli e alla doppietta di Golfo. Eccoci ancora insieme, ieri sera a Palazzo La Porta, l'ultima serata del San Vito Jazz. Venerdì intanto apre le porte, apre i battenti il Couscous Fest. Chiude i battenti la 4 giorni dedicata alla musica d'autore. Un pubblico attento e sempre presente ha caratterizzato queste serate che hanno voluto dare un assaggio di ciò che l'Associazione Operatori Turistici e l'amministrazione si sono ripromessi di fare con questa edizione pilota che vuole fare rivivere nei prossimi anni i fasti del passato quando il San Vito Jazz Festival era un punto di riferimento nel settore in Italia. Ai nostri microfoni la soddisfazione del sindaco Peraino. Un bilancio più che positivo, siamo andati oltre le nostre aspettative, di questo sono contento perché abbiamo creduto a questo evento che ritorna dopo 5 anni a San Vito Lo Capo e deve servire per me, per la mia amministrazione, per l'associazione AOTS che ha creduto a questo progetto, deve servire come stimolo e come sprone per far sì che il prossimo anno possa essere ancora presente a San Vito Lo Capo con un evento ancora più ricco di musica, di cultura del jazz. Anche il direttore artistico Mauro Carpi ha voluto rimarcare la bravura dei musicisti saliti sul palco in questi giorni, di valore e tutti marcatamente made in Sicily. Abbiamo dato spazio ai gruppi siciliani perché riteniamo che la Sicilia sia veramente una terra in cui gli artisti ci siano numerosi e di qualità. Questa sera, l'ultima sera, è dedicata al nostro trombettista palermitano Giacomo Tantillo, che fa già parte dell'orchestra jazz europea, per cui è già un artista, a dispetto della sua età, è già un artista affermato. Si esibisce accompagnato da un organo Hammond e da un batterista straordinario che abbiamo visto anche ieri sera. Bilancio positivissimo, le persone sono contentissime, lo si vede da molteplici cose, ad esempio dalla vendita dei dischi che è un sentore importante, e siamo veramente soddisfatti di questa manifestazione. Adesso invece vi riproporremo il servizio andato in onda ieri sul Trapani Pop Festival, ma non in modo ottimale dal punto di vista dell'audio, e quindi ve lo riproponiamo. In questo fiume di parole. Emozioni sul palco della Villa Margherita, con i concorrenti accompagnati dall'orchestra del Luglio Musicale che hanno cantato i loro brani emozionando pubblico e giuria. Presentata dalla speaker radiofonica Vittoria Benante, la serata si è aperta con la cantautrice trapanese Roberta Presti Giacomo, vincitrice della prima edizione di Trapani Pop, e si è conclusa con l'esibizione di Briga, uno dei talenti del programma Amici di Maria De Filippi. L'importante è fare musica, poi che la si faccia in TV o in uno scantinato, dove io tra l'altro ho suonato per tantissimi anni, non fa differenza. Quindi bisogna coltivare la passione con tenacia? Assolutamente sì, qualsiasi essa sia. Bisogna coltivare tutte le passioni, perché le passioni sono quelle cose che ti salvano la vita, in un certo senso.
Sono stati 10 partecipanti tra cantautori e band al contest organizzato da Luglio Musicale, impegnati in laboratori e seminari tenuti da produttori, arrangiatori e strumentisti di livello. Poi le esibizioni live, dove sono stati giudicati da esperti, ad iniziare dal grande produttore Gianni Herrera, ospite di Trapani Pop Festival, uno dei più affermati cantautori italiani, Gatto Panceri. È stata una bella realtà che io non conoscevo, perché chi l'ha organizzato di base l'ha fatto in modo serio. Ragazzi preparati, canzoni arrangiate bene, suonate dal vivo con un'orchestra, con una band, quindi una roba seria, una roba come deve essere la musica. Quindi mi ha colpito il livello, diciamo, di impegno che c'è stato per questo festival. Stagione di ottimi risultati dunque per il Luglio Musicale. Indubbiamente in questa seconda edizione si è confermata la qualità dello scorso anno, per noi è stata una ragione di grande soddisfazione, ma soprattutto per confermare che il Luglio Musicale non è confinato nel luogo comune della musica classica, dell'opera, come qualcuno può pensare. In realtà abbiamo una visione, vogliamo avere una visione assolutamente laica della musica, spaziare, avere un orizzonte che abbracci più generazioni. E non voglio parlare di generi musicali, perché per noi c'è buona e cattiva musica, perché i generi musicali sono dei confini che non hanno senso in una visione moderna delle cose. La cosa bella è che con Luglio abbiamo un pubblico di giovani, sia quando c'è musica pop, sia quando facciamo l'opera. Quest'anno si è battuto un record di pubblico, sia in termini assoluti numerici, sia per quanto riguarda una massiccia presenza giovanile che ci lascia ben sperare per il futuro. A conclusione della manifestazione non è mancato un colpo di scena. A seguito di una verifica svolta a posteriori, l'ente Luglio ha avviato il procedimento di revoca della vittoria di Mark Cucchelli, poiché il brano con cui ha partecipato, Un uomo solo, non era inedito, così come previsto dal regolamento di Trapani Pop, ma già pubblicato in un album e presente su YouTube. L'artista inoltre aveva già vinto, sempre con la stessa canzone, un altro concorso. Il premio verrà dunque assegnato scorrendo la graduatoria al secondo classificato, il romano Lorenzo Agosta. '50 posti a disposizione per il Servizio Civile Nazionale grazie al progetto Educare alla legalità contro ogni forma di violenza e discriminazione dell'Associazione Cotulevi. Il progetto si realizzerà all'interno degli sportelli di ascolto e delle scuole, dove si farà promozione e sensibilizzazione rispetto a questo tema. La domanda è scaricabile dal sito del Servizio Civile Nazionale e deve essere presentata entro il 28 settembre presso la sede centrale dell'Associazione a mezzo raccomandata, PEC o brevi mano. È giunta invece al termine la 10ª edizione della Sagra del Pesce Azzurro di Marausa, organizzata dall'Associazione Marauzac. Abbiamo ascoltato l'organizzatore Calogero Zinna e il consigliere Massimo Toscano. E devo dire che le tre serate sono state abbastanza bene, sia dal punto di vista della degustazione, perché ovviamente quello che noi puntiamo è questo, per il pesce azzurro, che ovviamente per le sue cose nutrizionali esiste, e anche per far conoscere i nostri prodotti tipici, ovviamente sia culinari che culinarie, per vedere i nostri piatti, che soprattutto della Sarda, che si possono fare tante pietanze. E poi pesce azzurro, voglio dire, è nata questa idea 10 anni fa, perché essendo Marausa un territorio vicino al mare e che ovviamente appartiene a una città che ha delle tradizioni marinare, abbiamo pensato questa sagra allora. Però per ritornare alla 10ª, in particolare c'è stata un'affluenza che noi stessi non ce l'aspettavamo, perché il periodo era settembre, perché noi in 9 anni l'abbiamo fatto sempre il mercoledì dopo il Ferragosto, ma devo dire che la presenza è stata addirittura il doppio delle precedenti manifestazioni. Io mi congratulo anch'io con l'associazione, che è fatta da volontari, ma anche da collaboratori che sono esterni all'associazione. Questo mi ha in un certo senso inorgoglito, e che vuol dire che tutti crediamo a promuovere il nostro territorio. Lo scopo delle associazioni è proprio questo: promuovere il territorio, la cultura, le tradizioni, al di là poi di quelle che sono le peculiarità e i prodotti tipici. Ci stiamo riuscendo, non credo che sia idoneo semplicemente focalizzare l'attenzione su Marausa, che è il punto nodale in questa occasione, ma bisogna promuovere tutto il territorio. Dobbiamo cercare di far sì che le persone riacquistino fiducia in se stessi, perché proveniamo da anni di disperazione, di abbandono, di degrado.
Domani pomeriggio alle 18.30 alla Tonnara di Bonagia sarà presentato il libro di Vincenzo Perugini, La Tonnara di Bonagia, storia di un feudo di mare. L'iniziativa, a cui prenderà parte il sindaco di Valderice Francesco Stabile, è promossa dal Chivanis Club di Valderice. Il volume è stato illustrato ai nostri microfoni dall'ex sindaco e segretario del Club Service, Camillo Iovino. Tanto nasce dall'idea del professore Perugini, perché una storia millenaria così importante, quindi è un contributo che il professor Perugini ha lasciato a Valderice, dall'altra parte lui è valdericino di adozione. Quindi da questo punto di vista è un bel contributo che viene dato alla storia di questo territorio, in cui punto fondamentale è il marfaraggio della Tonnara, con tutto quello che c'è dentro, tutta la storia millenaria che abbiamo avuto. Abbiamo avuto con gli arabi, con i romani, perché lì era un insediamento anche romano, l'abbiamo avuto anche con i cartaginesi, quindi storia di guerre, ma anche storia di collaborazione e di dialogo fra i popoli. Quindi ha fatto bene il Chivanis a ricordare questa parte di storia. Dall'altra parte, vicino alla Tonnara di Bonagia, ci sono anche le grotte preistoriche dell'Emiliano, quindi quell'insediamento è un insediamento millenario in cui il marfaraggio diventa punto fondamentale e snodo della cultura e della vita di quel territorio. Dando grazie al professor Perugini che ha lavorato, che d'altra parte sono lavori di archivio, quindi soltanto chi ama le sedi polverose degli archivi di Stato può recuperare questa storia, e il professor Perugini ci ha dato questo bel contributo di questa storia. Iniziano oggi a Casasanta, nella chiesa adiacente all'ospedale Sant'Antonio, i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Alle 18.30 si terrà la Santa Messa e a seguire la scennuta della Sacra Statua. I festeggiamenti proseguiranno fino al 29 di settembre. Ogni giorno si terrà la novena di San Michele alle ore 18, la Corona Angelica, e alle 18.30 la Santa Messa. Nelle serie vari eventi culturali e ricreativi. La processione di San Michele Arcangelo, per disposizione della Questura, in quanto il 29 si giocherà la partita del Trapani Calcio, sarà anticipata a venerdì 28 settembre alle 18. E adesso invece vediamo le previsioni del tempo. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno, le temperature saranno comprese fra i 23 e i 27 gradi, con venti che soffieranno da sud-ovest. Il mare sarà mosso, in serata i venti soffieranno da sud-ovest. Per domani mattina il cielo sarà nuvoloso, i venti soffieranno da sud-ovest e le temperature minime saranno attorno ai 22 gradi, sui 26 le massime. Il mare sarà mosso, i venti soffieranno da sud-ovest. Invece, per gli appuntamenti di questa sera, dopo la rubrica Salus alle 20, alle 21 andrà in onda un due parti, la serata del premio 91023, svolta la scorsa domenica a Favignana. Nella prima parte il momento del riconoscimento ai 7 premiati, mentre nella seconda alle 23 lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte, recitato assieme all'attrice Clelia Cucco in Piazza Matrice. E adesso una breve pausa pubblicità, ma poi parliamo della vittoria del Trapani Calcio. Eccoci con lo sport, apriamo ovviamente con il Trapani, con esordio, con vittoria, che già nel primo tempo i Granata insomma avevano messo in ghiaccio la partita. Un 3-0 che porta la firma di Tulli e una doppietta di Golfo. Vediamo il servizio. Partire col piede giusto è quello che ha fatto ieri sera il Trapani Calcio, impegnato con la Regina nella prima di campionato di Serie C. Qualche sorpresa nella formazione per mister italiano, che sceglie Aloy, Canino e Golfo, che ripagherà ampiamente. Una squadra che ha studiato l'avversario, almeno per il primo quarto d'ora, dimostrando l'umiltà fatta intravedere nelle altre uscite stagionali, e che ha saputo costruire e colpire all'11esimo con Tulli e poi al 30esimo e al 41esimo con Golfo. Una Regina non pervenuta, che ha sussultato nel secondo tempo senza riuscire a concretizzare nulla se non una parata di Dini. Insomma, il Trapani è partito bene, ma è solo il primo gradino della scala della Serie C. Dopo un inizio di campionato così, vincere
3-0 in casa e alla fine rischiare poco, a parte nel secondo tempo quando ormai il risultato era sicuro e abbiamo concesso qualche ripartenza, però i primi 5-10 minuti abbiamo un po' preso le misure, abbiamo subito 3-4 angoli consecutivi, poi abbiamo iniziato a la pressione un po' più alta, abbiamo riconquistato qualche palla a ridosso della loro area e li abbiamo colpiti, siamo stati bravi a fare quello che avevamo preparato, a concedergli solamente il cambio gioco sugli esterni, siamo riusciti a vincere qualche duello e sono contento per gli attaccanti che hanno fatto gol, penso che potevamo farne qualcuno in più, però per oggi va bene così, prestazione buona, ancora è presto, per quanto riguarda me io già sono proiettato alla prossima, perché esultare alla prima giornata è inutile, sono contento dei 3 punti, però piedi ben saldi a terra, ci sarà ancora tanto da migliorare, arriveranno momenti di difficoltà, arriveranno situazioni dove soffriremo e lì si vedrà il vero Trapani. Per quanto riguarda i risultati di questa prima giornata, in parte ve li avevamo già dati, visto che erano un po' spezzettati, per cui vi aggiorniamo con quelli di ieri. Matera-Rieti 2-0, Monopoli Catania, come sapete, rinviata, Trapani-Regina 3-0, Viterbese-Sicura-Leonzo, anche in questo caso partita rinviata, riposato il Francavilla. Invece ieri pomeriggio alla Casina delle Palme si è tenuta la presentazione dell'affiliazione della Scuola Calcio Trapani 2000 con l'AC Milan. Ai nostri microfoni l'assessore allo sport al comune di Trapani Enzo Abbruscato, il presidente della scuola calcio Nicolo Bucaria e l'istruttore del metodo del Milan. È importante che una grande società possa trovare interessante seguire i nostri giovani. La città di Trapani e l'amministrazione sarà sempre presente a queste iniziative, anzi le vogliamo incentivare. Chissà che non possa nascere un talento, chissà che non possa essere un momento anche di ritrovo per il futuro. Ciò che pensiamo è che valorizzare anche le esperienze di questa gente che nell'off sport ci crede. Ricordiamoci che l'off sport è il vero veicolo di aggregazione e di civiltà per tutti i popoli. Stiamo cercando di fare del nostro meglio. Non dico emozionati, perché voglio dire siamo già un po' anzianotti per questo, visto gli accordi che abbiamo fatto precedentemente, però avere un accordo adesso col Milan ci inorgoglisce ancora di più, quindi siamo contenti. Sicuramente ci aspettiamo un buon seguito, un'adesione, non dico dei milanisti ma degli sportivi, perché questo è il nostro intendimento. Più che altro non è una scuola calcio, questo lo voglio sottolineare, ma è un inizio all'educazione in genere, ecco, più che altro è così. Un'affiliazione importante, quella del Milan col calcio Trapani 2000, in realtà facciamo al contrario, no? È una vostra buona abitudine quella di selezionare e di attenzionare maggiormente quelle che sono le piccole realtà delle città, perché lo fate? Allora, noi lo facciamo soprattutto per un motivo tecnico, di scouting e comunque anche sociale, perché è un metodo che si occupa di tutti gli interpreti che girano intorno al bambino per andare a far migliorare ogni singolo bambino al massimo delle sue possibilità. Se poi dopo alla fine di un percorso dovessimo scoprire anche un nuovo giocatore o potenziale giocatore da portare a Milano, questo è il premio finale, però non è l'obiettivo principale. Non mi nascondo dietro un dito, Antonello, sei... We'll be right back.
A Marsala vivono in auto da 3 mesi. Iana Cardinale ci racconta nell'approfondimento di oggi la drammatica storia dei coniugi marchesi che è diventata un caso nazionale. Vediamo. La storia della famiglia Marchese è molto complessa, penosa e complessa, e ha suscitato uno scalpore tale da fare ricostruire nei dettagli quanto si è verificato. Pippo e Anna Maria vivono in macchina dal 29 giugno scorso, soli, perché i loro 2 figli, di cui una con un bambino minore, sono stati allontanati e sono fuori città, a Gela e a Partanna. Vivevano in una casa popolare di via Mazzara da anni abusivamente, da dove a causa di un cortocircuito sono dovuti andar via. Oggi la loro casa è occupata in modo altrettanto abusivo da un'altra persona e loro chiedono aiuto al comune per poter porre fine a questa situazione di estremo disagio. L'amministrazione comunale di Marsala però conosce da tempo e nel dettaglio la situazione e nonostante in città si sia sparsa la voce di un totale disinteresse delle istituzioni, l'assessore ai servizi sociali Clara Ruggeri ci spiega ai nostri microfoni che non è affatto così. Il comune è intervenuto subito, già l'ho avuto modo di dire e lo ripeto, dal 1 aprile, non dal 29 giugno, il 1 aprile in questa casa dei signori Marchese di via Mazzara è scoppiato un incendio. Sono state subito repentinamente collocate presso la casa di riposo Giovanni XXIII dove noi abbiamo una convenzione di pronta emergenza. Oltre gli anziani, c'è questa convenzione, il protocollo d'intesa tra il comune e la casa di riposo. E sono rimasti lì per un lasso di tempo, circa 1 mese e mezzo. Purtroppo anche lì sono avvenuti degli episodi un po' particolari, è scoppiato un incendio, la prima, la seconda volta. E quindi il commissario della casa di riposo ci ha categoricamente comunicato che la famiglia non poteva più rimanere in quella struttura. Abbiamo dato un contributo straordinario come prevede il nostro regolamento dei contributi e queste persone hanno affittato una casa in via Sibilla. Nel frattempo le ACP, dobbiamo dire per una verità che i signori sono abusivi da 20 anni in questa casa. Stanno in questa casa da 20 anni abusivamente. Io ho parlato pure con le ACP, ho cercato di trovare delle soluzioni per loro. Comunque loro hanno, anche perché c'è una sanatoria in corso, le ACP intanto ha ristrutturato questa casa e loro sono ritornati alla loro casa di via Mazzara. Ma appena arrivati, dopo pochi giorni, è scoppiato un altro incendio. Era il 29 giugno, siamo stati chiamati a mezzanotte, di nuovo dal commissariato, di nuovo i nostri servizi sono intervenuti, la casa di riposo non li voleva più accogliere perché insomma c'erano stati dei precedenti, però poi hanno deciso di, insomma, con l'ordine del giudice li hanno accolti per una sera. Ma dalla mattina seguente i nostri servizi si sono attivati per tutelare soprattutto i minori. Quindi la mamma col bambino è stata collocata in una struttura a Partanna dove attualmente è. La giovane figlia insomma col bambino, l'altro figlio dopo un'alterne vicende, insomma io ho detto che non posso, poi si tratta di minori e non posso andare nei dettagli per la privacy, per la tutela soprattutto dei minori, adesso si trova in una struttura a Gela. Questa è stata la situazione, quindi non è vero che i servizi sociali non sono intervenuti. Abbiamo chiesto al sindaco Alberto Di Girolamo cosa si può fare in definitiva per aiutare i 2 coniugi. Quello che possiamo fare noi è quello che loro cercano, una casa, un mini appartamento e dare un contributo come già abbiamo fatto precedentemente. Purtroppo il problema della casa è un problema diffuso soprattutto nel meridione e quindi l'invito che faccio io al governo nazionale e a quello regionale di mettere più fondi per fare più case popolari per chi ne ha veramente bisogno. Noi in questo momento è questo che possiamo fare, l'appello che facciamo, come già fatto l'assessore, a chi ha una casa sfitta o un mini appartamento di mettere a disposizione che avranno un nostro contributo. Un ispettore della polizia penitenziaria in servizio alle carceri di Trapani è stato aggredito da un detenuto slavo. Vediamo il servizio. Episodio di violenza all'interno delle carceri di Trapani, vittima un ispettore della polizia penitenziaria che è stato aggredito da un detenuto slavo. È accaduto ieri intorno alle 14 a rendere nota la notizia il SINAP.
È un segnale inconfutabile, si legge in una nota diramata dall'organizzazione sindacale, da parte di chi vorrebbe intimorire e sopraffare l'azione dello Stato, determinato dall'insofferenza alle regole penitenziarie da parte di alcuni detenuti. La sicurezza all'interno dell'istituto è un elemento primario e il governo dovrà porre la giusta attenzione. L'episodio si è consumato nel reparto adriatico di recente apertura. A quanto pare, il detenuto era stato convocato in ufficio dall'ispettore. Il recluso aveva avanzato una richiesta e al diniego è scattata l'aggressione. Il tempestivo intervento degli altri agenti ha scongiurato che la situazione potesse degenerare. Arrivano a Trapani nuovi vigili urbani per potenziare una pianta organica carente. L'ultima mobilità infatti risale a 15 anni fa. Una battaglia, quella relativa al potenziamento del corpo della Polizia Municipale, che il CSA porta avanti da anni, una battaglia vinta. Era da tanti anni che la nostra organizzazione sindacale, il CSA Regione Autonomie Locali, particolarmente rappresentativo tra la Polizia Municipale di tutta Italia, si batteva per una mobilità prima e eventualmente poi un concorso che risolverebbe completamente il problema per un ingresso di agenti della Polizia Municipale a Trapani, tenuto conto che da oltre 40 anni non si fanno più concorsi per questo profilo professionale e l'ultima mobilità consistente è avvenuta in occasione dell'America's Cup circa 15 anni fa. Durante la stagione estiva, a fronte di 120 agenti previsti dalla pianta organica, il comando poteva disporre soltanto di una cinquantina di unità, un numero irrisorio per una città a forte vocazione turistica. Ne sono arrivati già 9, adesso in questo mese di settembre, e entro il 30 ne dovrebbero arrivare altri 3. Poi se ne aspetta qualcun altro che ottenga il nulla osta dalla propria amministrazione di provenienza. Dopo la mobilità e il concorso? La mobilità è il modo migliore e più rapido, e anche quello previsto dalla legge, per risolvere i problemi di carenza di pianta organica. Ma la situazione si risolverebbe in maniera radicale solo bandendo un concorso, poiché il concorso fa sì che la graduatoria rimane in piedi per diversi anni e man mano che avvengono i pensionamenti, e il personale anziano ormai ha tutto oltre 60 anni, attuerebbe lo scorrimento di graduatoria, cosa che darebbe la possibilità a tanti nostri giovani disoccupati di non emigrare e rimanere in città dove hanno i propri affetti. Ennesimo episodio purtroppo che riguarda la morte di un altro kiter avvenuto alla Laguna dello Stagnone. Siamo a Marsala, si tratta di un cittadino di nazionalità francese di 45 anni. Sul posto al momento stanno operando le forze dell'ordine per ricostruire quanto è accaduto. Infatti non è ancora chiaro se il kiter fosse appartenente ad una scuola di kite oppure fosse uno che insomma facesse pratica libera. L'11 settembre aveva perso la vita un giovane polacco, invece il 30 giugno scorso Federico Laudani, un 31enne di Tivoli. Adesso invece cambiamo decisamente argomento. Filiberto Reina, candidato a sindaco di Paceco alle scorse elezioni amministrative, si è dimesso da consigliere comunale. Vediamo. Una scelta di coerenza motivata dallo stesso Reina nella lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale inviata al presidente del consesso civico Pacecoto. In campagna elettorale aveva detto più volte che in caso di mancata elezione a sindaco non avrebbe ricoperto nessun altro incarico, compreso quello di consigliere comunale che gli è spettato di diritto, essendo arrivato secondo con 2.533 voti nella sfida per il governo di Paceco che ha visto uscire vincitore l'avvocato Giuseppe Scarcella. Nella sua nota Reina è stato chiaro: bisogna prendere atto dell'esito del voto, dove il vero e unico vincitore delle elezioni, ha rimarcato, è stato l'avvocato Scarcella, che ha trascinato la vittoria all'intera sua coalizione. In consiglio comunale gli subentra il primo dei non eletti della lista Reina sindaco, Salvatore Catalano, consigliere comunale d'opposizione nella scorsa legislatura. Adesso tornerà a sedere nell'assemblea pacecota, sempre tra i banchi dell'opposizione. Nella sua lettera di dimissioni, Reina, l'unico candidato sindaco uscito sconfitto a lasciare lo scranno in consiglio comunale, ha tenuto a ringraziare quanti lo hanno votato e sostenuto, a partire dagli assessori designati Mario Aleo e Maria Grazia Fodale, oltre che i candidati della lista.